Sto pensando a quanta strada c'è ancora da fare. Oggi ho sostenuto l'ennesimo colloquio di lavoro. Davanti a me il datore di lavoro con la moglie e il figlio di qualche anno più grande di me. Ricercano una figura da inserire in ambito amministrativo, un'impiegata contabile. Dopo aver precisato di avere un'esperienza limitata nel campo, ma di essermi formata in questi mesi e di essere una persona desiderosa di imparare, tutto sembrava volgere per il meglio. Fino a che non ho detto di avere 3 bambini. Da questo momento in poi sono iniziate una serie di frasi comuni sulla donna, madre, lavoratrice. Il datore si dice perplesso della mia condizione familiare, definendo la mia famiglia importante per avere anche un lavoro. Forse io potrei fare un part-time con questo carico a casa, precisa che ci vuole concentrazione sul posto di lavoro e che i bambini bisogna anche crescerli, a meno che non abbia a casa la mamma che l'aiuta. La moglie domanda se avessi mai lavorato tra un figlio e l'altro e il proprietario incalza dicendo che di sicuro avrei dovuto confrontarmi con mio marito per discutere degli orari e dell'organizzazione, perché lui ha sempre fatto così a casa sua. Preoccupato, continua dicendo che sarebbe stata una perdita di tempo se mi avesse assunto e dopo un mese mi fosse accorta di non reggere il carico di tutta questa situazione. A questo punto domando se è un problema loro che io avessi 3 bambini. La risposta è stata che è encomiabile che una ragazza della mia età abbia avuto 3 bambini, inusuale di questi tempi, ci vorrebbero più ragazze come me. L'ultima frase che ha accompagnato la mia uscita dall'ufficio è stata che mi avrebbe preso se non ci fosse stata la mia famiglia. Salita in auto, ho iniziato a piangere, non perché fosse il lavoro della mia vita, non perché quelle persone abbiano per me una particolare rilevanza, ma per la rabbia infinita che ho provato. In tutto ciò la mia formazione, le mie capacità, la mia personalità e ciò che potevo offrire dal punto di vista professionale non è mai stato preso in considerazione. Irrilevanti gli anni che ho studiato, inesistenti i corsi e le certificazioni, le mie esperienze passate, fermi solo a pensare al numero di figli che ho. Non mi hanno vista, non ero io, ero solo la mamma dei miei 3 meravigliosi bambini, che non ho mai pensato essere un impiccio o un ostacolo alla mia vita. Ma al contrario, un'opportunità per migliorarmi e la forza di non arrendermi mai, nemmeno davanti a queste ingiustizie. Esperienza lavorativa all'estero, ho ricevuto una proposta da un'azienda specializzata in produzione ed import-export. È stata per me una grande opportunità, l'occasione per fare il salto di qualità. Nel tempo, grazie alla mia competenza, al mio impegno, le mie prospettive di crescita si sono consolidate. Per ottenere tutto quello che desideravo, mi mancava solo diventare mamma, cosa che purtroppo tardava ad arrivare. Presto mi è stato affidato il coordinamento dell'ufficio import. Il destino ha voluto che di lì a poco rimanessi incinta e per correttezza mi sono sentita di comunicare immediatamente la mia gravidanza all'azienda. È stata indetta una riunione con l'ufficio che gestivo ed anche con l'ufficio logistico, nella quale è stato comunicato che al mio rientro dalla maternità sarebbero stati uniti 2 uffici e che a quel punto sarei stata coordinatrice di entrambi. Purtroppo, al rientro dalla maternità, la situazione era totalmente cambiata. Sono stata i primi 2 giorni seduta alla scrivania ad aspettare. Quando finalmente il terzo giorno sono stata convocata, ho scoperto che il mio ruolo era stato assegnato, casualmente, ad un uomo. Nonostante abbia provato a reinventarmi e lavorare con l'impegno di sempre, venivo così apostrofata dai responsabili. Le mie mamme dovrebbero restare a casa ad accudire i bambini. Oppure, quando non c'eri tu, le cose sono andate bene. Quindi resterà tutto così, perché sei troppo brava e i tuoi colleghi si inibirebbero accanto a te. Tutto il lavoro che svolgevo prima della maternità è stato ridistribuito tra gli altri colleghi e a me è stato affidato un compito di decisamente minore responsabilità, oltre che avvilente per le mie competenze. Solo una neomamma, con 2 figli, sola con la sua famiglia, senza aiuti, può capire cosa per me ha significato quel periodo, ma non avendo molta scelta, ho tenuto duro. Ma la situazione è peggiorata. Sono stata spostata a lavorare in un altro luogo, una specie di magazzino, un altro dimensionamento, un ulteriore segno di discriminazione.
a quel punto non ce l'ho più fatta. E solo grazie al supporto di mio marito e alla forza che mi ha dato mia figlia guardandola e volendo insegnare a lei e al fratello i valori del rispetto della persona, ho deciso di lottare. Lottare per i miei diritti, lottare per la giustizia, lottare per me. Questa è la mia storia e spero davvero che il dolore e la mortificazione che ho dovuto e sto ancora subendo vengano ripagati e che con questa esperienza altre donne abbiano il coraggio e la forza per non permettere alle aziende di imporre alle donne di dover scegliere tra il lavoro in azienda e quello dell'essere mamma. Sono andata in maternità con all'attivo 200 ore di straordinario. Mai un permesso, una malattia, poi la maternità. Mi sono assentata solo per il periodo di maternità obbligatoria, ma al mio rientro ho scoperto che non mi sarebbe stato erogato il premio di produzione. È un premio per chi lavora, hanno risposto i titolari. E così, in un'azienda in cui lo stesso premio viene elargito in forma intera sia ai full time che ai part time, io, con un enorme monte ore di straordinario, una carriera fatta di senso di responsabilità, sacrifici, dovevo pagare il mio essere madre. Dovevo pagare per un'assenza prevista dalla legge come obbligatoria. Per fortuna la legge è stata dalla mia parte. I giorni di assenza dal lavoro per maternità devono essere computati come presenze. Ho avuto il mio premio intero, ma prima ho dovuto combattere. Siamo due ex colleghe e ad oggi molto amiche. Grazie per averci dato questa possibilità. Quando si parla di violenza sulle donne, spesso pensiamo sia soltanto lo stupro, ma non è così. La violenza è anche picchiare, minacciare e umiliare una donna. Entrambe abbiamo informato il nostro datore di lavoro di essere rimaste incinte. Lui, senza neanche chiederci come stavamo e che intenzioni avevamo, ha iniziato ad urlare, minacciandoci che avrebbe chiuso l'azienda. Il giorno dopo, durante una riunione, ci ha umiliato pubblicamente davanti ai colleghi con giudizi e critiche negative, facendoci passare come quelle cattive senza cuore che, per il nostro menefreghismo, avremmo fatto sì che tutti sarebbero rimasti a casa senza un posto di lavoro. Noi abbiamo cercato di venirgli incontro come ogni volta, trovando delle soluzioni come modificare le condizioni e l'orario di lavoro pur di essere presenti in azienda. Ma così non è stato. Nel giro di 15 giorni ha sostituito la nostra posizione con 5 uomini. La sua risposta è stata: almeno loro non mi rimangono a casa in gravidanza. Quindi da reparto di solo donne a reparto con solo uomini. In tanti anni che siamo state in questa azienda, di giornate come queste ne abbiamo viste parecchie. È sempre stato un posto dove la violenza verbale era, ed immaginiamo tuttora, al primo posto. Eravamo ormai quasi abituati alle offese giornaliere. Parole come «mi avete rotto i coglioni», «sei una paraplegica», «non parlo con le malate mentali», «vendo tutto». Insomma, si viveva in un costante stato d'ansia. In quei periodi ci davamo forza a vicenda per affrontare la giornata, un sorriso di nascosto, una pacca sulla spalla, un semplice «dai, ti aiuto io». Per tutta questa situazione alla fine siamo state costrette a cambiare stile di vita per sfuggire alle molestie verbali. Possiamo dire che ora non siamo più colleghe, ma ad oggi molto amiche.